Cioè, in se non ti ho questo, non hai bisogno di se intero, spero che sia tutto molto bene. Comunque, oggi ci troviamo su, ho detto che se intero, quindi cominciamo a fare la missione. Continuiamo a fare la missione. Perfetto. Ci ho messo poco. Non so se faccio una o due missioni. Dubbio essenziale. Come funziona così? Bello. Poi sarà nulla. Come si chiamava? Ah, non mi viene il nome. Però fino a metto su sguardo l'online ho fallito. Lo dico voi, Tron. Perché non vi chiedo mai di che questo ragazzi non è Tron. È solo un cesso. Un po' di tomber. Passiamo alla bambola gonfiabile. Cosa saremo dopo? No, più di voi già meglio. C'è bisogno di come funziona. Succede a te, possiamo anche skipparli questi, eh. No, mi fai che corpo a corpo ora. Io sono Terminator, dove sarà Connor? Non ve lo farei reazione al 4 questo, che ho giocato sa perché. Tanto ragazzi, l'altro ieri c'è stata la Deatsim, Deatsim, non vedo come si pronuncia esattamente, che faccio vedere ragazzi, in un aggiornamento di Warframe. So se voi l'avete visto, mi sono messo un riassunto che non ho neanche capito che ora c'era. Quindi, ok. Sapete ragazzi, prima di cose belle. Perché io continuo a caricare i colpi. Non mi hanno rallentato. Non che sembra chissà cosa. Solo che ci sono anche comandi invertiti. Oh, ci sta facendo proprio un bel lavoro, eh. Ecco, attacco corpo a corpo. Oh, prima che mi colpisse, sono grande.
Prima che compare si piglia un cannone. Con 12 di giustizia. Bene, ora. Porta, non è così. Prendi la torcia. Continua a camminare. Lancio un incantesimo. Continua a camminare. Ok. Interessante come minigioco. In più, alzare anche uno dei vecchi giochi questi. Sono di nuovo un cesso. Ragazzi, vedrete la bellezza di questa cosa. Sono un cesso della morte. Fino a creazione cambio avatar, voglio uccidere tutti così. Scusi, così non posso aggiungere. Andiamo, cesso della morte. Tutto, ragazzi, questo è un vestito che potrete veramente usare nel gioco. Come io l'abbia preso non si sa. Però l'ho fatto. Io lo so. A volte me lo fa, a volte non me lo fa. Questa è una cosa molto brutta, gente. Qua se si rischia di morire abbastanza facilmente. Quanto io voglio giustizi. Adesso non posso neanche fare l'abilità del di prendere il succhio. Vedete, così potrebbe suonare ambiguo, comunque li sono capiti. Aia, shit, 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 shit. Anche un posto dove nascondermi. Comunque se ce l'abbiamo fatta. Niente come sto facendo. Alleluia. Oggi si muoveva. Ok. Il super spizio l'ho mosso. Bambola confiabile la nazione.
Ese molto furbo, eh. Non metti i comandi invertiti. Forse acquisisco di muovere di più, sapete? Mi sono sbracciato ovviamente lei. L'ho lisciato. Sono stato il mosso all'ultimo. Ma non ho più lisciato. Non ho capito niente di cosa sia questo. Ricordo che c'è una parte con la moto. Come ho detto, ricordo che c'è una parte con la moto, gente. Questo è un problema. Non so nemmeno come ho fatto a schivarli. Comunque serve da battere più la cosa più impossibile, ma non è piuttosto facile. Se ovviamente io non riesco, non manco i colpi. Cioè il come essere così piccolo mi farebbe. Ma la spazzatrice! E ora. Tiriamo via l'uccello. Così però, ok. Niente più ali per te. Certo, li ho schivati prima, ma non riesco a schivarli ovviamente. Qui. No, ma... Tre più male... Ui! Allora, questo può essere un problema. Il momento in cui vuoi suggerire al livello 50 che sei praticamente immortale. Io praticamente in realtà sei immortale e basta. Dai. Premi il tasto E, premi il tasto E. Perché ti perché ti spai da solo? No,
che mi risolto molto, eh. Una spada? Ah, ecco. Adesso urlo. Quindi sono ovviamente ritardati. Che figata. Dove sei? Fatti vedere. Ragazzi, chi non vuole vedere una battaglia tra me mecha? Perché io non sono mecha, però ok. Dai, all'angolino. Ok, tu sei un dio in questo mondo? Tu sono dio chi sono Kratos? Altra più citazione. E se ne vola via. Questo ricorda una scena di Star Wars. Questo no, però ok. Pugno in faccia, pugno in faccia, pugno in faccia, pugno in faccia, pugno in faccia. Avete visto come continua? Wow, destro micidiale. E io alla fine la monta al combo. No, non la monta al combo, però ok. Questa è la prima volta del combo. Suono. Fatality. Finish. Perfect. Fatality. Perfetto. What are these? They're back doors into company records. One door leads to a weapons manufacturer, giving you discounts on weapon upgrades. And the other? An automotive parts distribution house. They'll discount work done on your cars. Pick one and I'll get you set up as a high priority client, I swear. Ragazzi, altre io vi consiglio di andare sulle armi, perché, cioè, bene o male, se non le avete mai potenziate tutte queste, vi sarà utile. Poi le auto non vanno in cose così tanti pezzi, quindi io punto sulle armi, anche se le ho già entrambi, per qualche strano motivo. Quindi concediamo. Cosa ho detto? Concediamo. Ok, mi sono preso di reso conto di aver detto una cazzata. Comunque sì, andiamo. Mental rend bone, not hunger.
sound impact on the keyboard. Well, if typing is the issue, I can recommend some good voice recognition software. I know the best. Shh. You stuck with me when I rose from Philippe's ashes like a phoenix. You and me, we've bonded. That's lovely, but I feel it's time for me to move on. To be honest, I'm a little scared of, well, dying. I do run a demanding workplace. Maddie, I appreciate how you shared your concerns. I mean, the way Viola and Kiki handled their departures made me just want to kill someone, you know? Oh, absolutely. Well, I've got a flight to catch, so... Maddie, feel free to list me as a reference anytime. Bello, bello. E adesso abbiamo potenziamenti. Arma magnetica. Tutela del coso. Carro armato. Cosa in sconto. E ora. Appena il gioco caricherà. Voglio andarvi a vedere, ragazzi, in realtà il coso. Il bellissimo edificio, abbiamo preso i Sant, Saint, Desert, Maldis, come diavolo si chiamano. Anche se Sant realtà siamo noi, dettagli. Quindi caricati gioco, caricati! Io sono un mago. Blocchiamo prima di tutto i potenziamenti, che è sempre cosa buona. Ovvero non bruciamo mai. Che vuol dire che siamo ignifughi. Non bruciamo mai e basta. Boh, che bello. Chiamiamo il nostro Jumbo Jet. Che lo so, se non è un Jumbo Jet con dettagli. Ed è occupato. Cioè, chi gli paga a fare si è occupato. Spostiamoci più avanti, ma non c'è campo lì. Andiamo un po' laggante. Jumbo Jet. Che gli pago a fare io questi tizi? Che gli pago a fare? Tutti occupati, non ci credo. Scusate. Ah, no. Poi di tanto le persone per niente alla fine. Andiamo a farmi prendere la vale mobile. Non mi senti una cosa? Alleluia. Garage. Prendiamo la mia piccolina. Che bella che la mia piccolina, vera gente? Ma io mi metto in destinazione della mappa che non funziona, i mortacci. E ho già attraverso il gioco, mi saranno un po' di problemi, eh. Quindi, facciamo un visto tutto il panoramico di Sanctuary. Adesso mi sento, coincidenza io non credo. Via largo, gente. Quindi dobbiamo andare lassù. Sì, che prima c'è una centrale elettrica, ora c'è un nightclub. Non è vero, ok. C'è una cosa uguale a Las Vegas, praticamente. E non sto scherzando, eh. Ora non è quel parente a stare a mano. Qui sono a una parte. Da qualche parte sto andando. Quanto è bella se vedi stato veloce. Per di più con le mie modifiche anche indistruttibile praticamente. Tranne i metri. Ok, volevo fare tipo ce ne stava solo una, io che me ne andavo, ma ho fallito miseramente. Però non si è fatta niente di valore. Ora, in teoria dovrei girare di qui, per
Questo non è la parte sbagliata. O no? Cazzo, sto andando. Ok, dio. Aspetta, qui noi eravamo prima. Dove cosa... Mi sono un attimo perso. Come se non si era capito abbastanza, eh. Allora, ragazzi, faccio tutto questo perché voi fai vedere i potenziamenti del coso. Della struttura. Che sembra veramente Las Vegas, quando arriva al massimo. Praticamente sì, questa è una centrale nucleare, che in questo nucleare l'abbiamo solo noi. Usiamo tutto il nucleare, tutta l'energia che produce noi. Siamo le terze da prima, ora ci abbiamo dei veri muri. Abbiamo anche delle fontane. Tutto questo è costruito in una sola notte. Quindi immaginate gli ragazzi, che efficienza. Perché se ho fatto è indistruttibile sta auto. Andiamo elettrico. Vedete, certo, adesso è un camione anche, quindi. Sono tutti uguali. Ma passiamo al potenziale della nostra roccaforte. Con da così, a farla diventare così. Scatta, però cambi molto. Ma passiamo a farla diventare veramente Las Vegas. Sì, come i potenziamenti ci erano sempre attivati, non me ne importa. Con l'unico tamburo per il gioco mi si carica. Ah, vediamo ancora l'ultimo potenziamento. Contentami. Bam. Cioè, questa ragazzi è Las Vegas. Mettere energia elettrica che produce sta centrale elettrica ci abbiamo noi. E quindi qui ragazzi si conclude il nostro video. Quindi ciao a tutti.